Benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video, io sono Luke e oggi siamo tornati qua su Tower of Fantasy per una piccola domanda, uno dei primi video, attenzione questo qua, perché Nemesis è il banner, quello esclusivo che è uscito, sarà il primo personaggio per l'appunto e ovviamente i player si chiederanno se è valido come personaggio e se è worth pullarci. Beh ragazzuoli, in questo video andremo ad analizzarla nei dettagli, tagli dei suoi attacchi, delle sue passive e delle sue abilità. Iniziamo col dire che non siamo ancora sicuri di quanta currency otterremo, dipende anche dai regali che ci saranno e sperando che ci diano delle summon o dei cristalli neri, ma comunque con le pre-registrazioni ho visto che c'è un bel po' di roba che ci daranno, quindi potrebbe essere il caso che riusciremo ad arrivare all'Hard Pity. Detto questo, Nemesis è un personaggio dalla combo lenta con gli attacchi normali, ma viene utilizzata molto per le cure e per i debuff che tira oltre che ai danni. Infatti, quando attiviamo una schivata perfetta, lei attiverà una passiva che cura nel tempo gli alleati. Inoltre la sua abilità caricata lancerà una scarica di energia elettrica che farà del danno a tutti i nemici in quella zona e rallenterà di molto i nemici colpiti. Inoltre andrà a creare un piccolo pillar di elettricità che in pratica va a fare del danno ai nemici. Questi pillar di elettricità vengono create anche dall'active skill e dall'abilità caricata solo se portata ad una stella, quindi una stella significa una costellazione, pullare le copie. Vi ricordo che per l'appunto è un sistema simile molto a Genshin con un massimo di 6 stelle ottenibili pullando copie del personaggio. Parlando invece di active skill, quando attivata verranno lanciati dei piccoli missili che faranno danno e metteranno a terra il nemico, portando anche un po' di crowd control all'interno del kit del personaggio. Insomma, questo era il kit di Nemesi. Lei non è un personaggio di quelli che va a rimanere sul campo tutto il fight, a spammare attacchi normali, abilità e a fare danni enormi. No, è un supporto che entra, attiva le abilità ed esce. Quindi la risposta alla domanda, pullare o no? Io vi posso dire che sta a voi, se vi piace il suo playstyle andateci, ma sinceramente prima aspetterei per vedere se si può arrivare all'Hard Pity, così da non rischiare di magari arrivare al 50 e perderlo malamente e poi non arrivare all'Hard Pity rimanendoci molto male. Non so se riusciremo ad arrivare all'Hard Pity con le varie risorse iniziali del gioco. Comunque, se ci arriveremo, poi vi do il via libera. Ma, come ho detto, sta a voi, perché comunque è un personaggio sicuramente valido. Spero che questo video vi sia piaciuto. Avete visto sia il gameplay e sia per l'appunto il sito, l'index. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo durante la giornata con nuovi video su Tower of Fantasy. Ciao ragazzi!